Ringrazio, visto che hai menzionato, ovviamente non ho curato tutto io, direi che c'è stata un'orchestra di architetti, ingegneri e tecnici che hanno collaborato per questo progetto. Volevo rispondere al presidente Micillo, certe volte per gli architetti i vincoli sono una cosa buona, rendono i progetti migliori, bisogna avere i compagni di viaggio giusti per saperli sfruttare. C'è tanta soddisfazione, devo dire, c'è tanta soddisfazione per tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto. È un progetto che è durato 2 anni ed è stato sviluppato in contemporanea con il cantiere. È stato un progetto faticoso, emozionante, stimolante. Lasciatemi ringraziare le maestranze, innanzitutto perché ci facevano entrare tutti i giorni nonostante noi andassimo a controllare tutte le cose che facevano e secondariamente per l'obiettivo che hanno raggiunto incredibile. Noi abbiamo cantieri in tutto il mondo, io seguo cantieri in tutto il mondo, questo cantiere fino ad oggi è stato un esempio e quindi volevo ringraziare tutte le maestranze. Poi passiamo al waterfront, non mi dilungherò a raccontarvi la storia del waterfront, la sapete, in ufficio noi quando ci riuniamo per trovare la soluzione, per parlare di waterfront, abbiamo questo spirito, la chiamiamo l'ostinata ricerca di urbanità. È ostinata perché è l'ambizione di portare dell'urbanità all'interno di uno spazio che era una fiera chiusa da recinzioni. Rendere un pezzo di città uno spazio che non era più un pezzo di città. E ad aiutarci in questo, diciamo, in questo viaggio ci sono 3 elementi. I canali, uno spazio pubblico, un'acqua nautica che fa parte della vita della città di Genova, il parco, 1 chilometro lineare di spazio pubblico affacciato sul mare e poi il palasport. La più grande preesistenza del waterfront, è un edificio iconico. Pensate che questi 3 spazi da soli occupano l'82% della superficie del waterfront, l'82%. E appunto il palasport diventa un fulcro, è la porta d'ingresso, oggi entrando avete visto, la porta d'ingresso del nuovo quartiere ed era fondamentale ridargli una vita e ridargli una funzione pubblica proprio perché è un fulcro intorno al quale tutto il nostro progetto si è sviluppato. Il nostro progetto appunto è intervenuto sulle facciate esterne, sulla progettazione dell'arena sportiva e sul rifacimento del tetto. Abbiamo cercato di attualizzare un'icona dell'architettura cittadina risolvendo diciamo le storiche criticità, l'acustica, la sicurezza interna, il condizionamento, la visibilità dagli spalti, tutto anche con un occhio alla sostenibilità. Un progetto, a me piacerebbe dire, in punta di matita. Abbiamo cercato di esaltare le caratteristiche dell'architettura dell'ingegner Finzi, però, come ho detto, rendendola più fruibile e rendendola contemporanea per un utilizzo contemporaneo di questi giorni. Il primo passo è stato quello di alzare gli occhi, esaltare l'arditezza del progetto degli anni 50 dell'ingegner Finzi e del suo team. E ci siamo trovati a guardare l'Oculum. L'Oculum è stato un generatore di quello che poi sarà il progetto che vi spiegherò. La seconda cosa è cercare di ricordarsi l'esperienza di andare al Palasport. Al Palasport ci si arrivava da una piazza esterna con una grande rampa che ci portava quasi senza soluzione di continuità all'interno dello spazio. Il visitatore quasi non si accorgeva di passare dalla piazza sotto l'oculum, era un continuo flusso che ti portava sotto questo spazio espositivo. Appunto, abbiamo sfruttato questi 2 punti principali cercando di risolvere le criticità. L'esercizio è stato semplice: abbiamo preso il cerchio dell'oculum, l'abbiamo proiettato a terra. Immediatamente è parso chiaro qual era lo spazio dell'arena. Potete immaginarlo: basta alzare gli occhi, proiettare il cerchio sul pavimento e questa era l'arena. Allo stesso tempo, questa semplicissima mossa ha creato 2 degli elementi fondamentali. Il primo era, passatemi il termine, un muro, questo tamburo, 1800 metri quadri, che divideva lo spazio dell'arena dall'esterno. Il secondo erano le sedute, e quindi tutti i seggiolini, tutti gli spalti, che seguivano la stessa circolarità. Cosa abbiamo fatto? Gli spalti sono diventati molto più inclusivi, abbracciano il campo, lo spettatore è molto più vicino al campo proprio perché segue questa circolarità. E il tamburo, il muro, lo abbiamo utilizzato per risolvere uno dei problemi principali, che era quello dell'acustica. 1800 metri quadri ricoperti interamente da pannelli fonoassorbenti. Dal punto di vista
progettuale abbiamo cercato di dare chiarezza e armonia. L'oggetto importante c'era già ed era preservato, è sopra la nostra testa. Abbiamo cercato di suonare la stessa musica, le stesse note, cercare di essere armonici con quello che c'era già e di rinforzarne le peculiarità. Se andiamo un po' più sul tecnico, se volete, posso raccontarvi che ogni aspetto di questa arena raggiunge o eccede gli standard internazionali. L'illuminazione, vi ricorderete forse l'illuminazione del Palasport, sembrava quasi buio la sera. In realtà invece questo nuovo Palasport ha tre ordini di illuminazione. La primaria, vedete 78 proiettori che seguono di nuovo naturalmente la forma del cerchio, che garantiscono un'illuminazione di 3.000 lux sul campo di gioco. Tanto per darvi un'idea, in un ufficio una scrivania ha 500 lux. Quindi immaginatevi la quantità di luce che deve essere necessaria per permettere ai giocatori di non essere di giocare come se fossero in pieno sole. Secondariamente un impianto che ora non vedete ancora deve essere installato, che sarà installato su cavi, e sono luci architettoniche che illumineranno tutti gli spalti. Terzo, un impianto scenografico, questi proiettori sopra la nostra testa, che utilizzano il tamburo per la sua terza funzione. La prima è un muro che separa dall'esterno, la seconda è assorbire il suono, la terza è riflettere un'immagine che gli viene proiettata contro. Vedrete più tardi, l'effetto scenico è molto appagante. Secondariamente fatemi parlare dell'impiantistica. Il tema di riutilizzare un edificio esistente per noi architetti è molto contemporaneo. Si parla tanto di sostenibilità. La sostenibilità non è mettere i pannelli fotovoltaici, prendere la certificazione, essere bravi perché si utilizza il materiale particolare. La sostenibilità è capire che edifici come questi possono essere riutilizzati. Potete immaginarmi, giustamente qualcuno, forse il vice sindaco, ha detto potevamo demolirlo, sì, ma avremmo creato una massa tale di rifiuti che non sarebbe stato sostenibile. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso atto del fatto che la copertura dell'ingegner Finzi ovviamente è stata progettata negli anni 60, quindi ha capacità tecniche molto limitate. E abbiamo sviluppato un impianto di condizionamento intelligente che si basa su un punto di partenza molto semplice. Questo impianto ha due tipi di utilizzo, massimo carico o allenamenti e piccoli eventi. Durante il massimo carico, i pannelli fotovoltaici che ovviamente abbiamo lavorano insieme alle pompe talassotermiche che trattano l'acqua di mare per ricavare calore o raffrescamento, e danno a 6 unità di trattamento aria molto grandi la potenza per spingere l'aria da in cima verso, diciamo, condizionare tutto lo spazio. Secondariamente ci sono invece per gli allenamenti, per i piccoli eventi, 2 unità di trattamento aria che consumano molto meno e che raffreddano all'altezza del campo, quindi vedete ci sono alcuni fori nel cemento che sono quelli da cui esce l'aria, che permettono all'allenamento dei ragazzi che fanno Taekwondo di non accendere e condizionare tutto questo volume, ma di condizionare selettivamente solo dove serve. E questa è la sostenibilità. Prendiamo un edificio storico, un'eccellenza, gli diamo una vita nuova e facciamo in modo che sia in grado di non consumare. E questo è stato fatto. Possiamo parlare della flessibilità. Le tribune retrattili, come ha mostrato bene il dottor Moretti prima, sono un esempio di una struttura che si può adattare. Non ci siamo dimenticati che siamo dentro una fiera, non ci siamo dimenticati che Genova è anche il Salone Nautico e anche Euroflora, quindi la possibilità di aprire lo spazio. Pensate che con le tribune retrattili chiuse, queste tribune che vedete alla mia destra e alla mia sinistra, si impacchettano nel muro, lo spazio a terra sono 2.500 metri quadrati, liberi per esposizione. E per quanto riguarda le sedute, di nuovo l'Oculum ci ha donato questa forma circolare che vi invito, se più tardi avete voglia, ad andare nell'ultimo sedile dell'ultima fila e guardare il campo. Sembra di toccarlo, perché questo effetto circolare e questa vicinanza col campo vi permetterà di vedere le partite degli sport che sicuramente saranno avvincenti in un modo in cui raramente si vede, questa sensazione di essere in campo e che per noi era fondamentale. In ultimo, l'accesso dall'ingresso. Devo dire che con gli amici della Consulta è stato un tema in cui loro ci hanno aiutato a portarlo avanti. Al Palasport si doveva entrare dal piano terra. Si doveva entrare dal piano terra, non si dovevano prendere scale, non ci dovevano essere gradini. Così si fa. Si fa come si faceva nel vecchio Palasport. Se mi permettete, c'è una piccola differenza, che quando uscirete dal Palasport non ci sono i cancelli della fiera, ma c'è la città di Genova. E per noi questo è già un grande risultato.